base militare. Infatti, cari amici di Seminara, signori e signori, l'adesione di Seminara all'Associazione Italiana dei Siti Storici e Rimasti di Monaco rinnova i legami che da secoli uniscono la vostra città familiare. Infatti, pur essendo di origini genovesi, con il passare del tempo la mia famiglia ha instaurato molti legami con il sud Italia. Durante il Medioevo, diversi rami appartenenti al ceppo dei Grimaldi di Genova si insediarono non soltanto sulla riviera Ligure, ma anche in Calabria. Qualche parola in francese. Au début du XIVe siècle, Régnier Ier, amiral de France, qui était à l'origine de la branche monégasque, se voit offrir en échange de sa fidélité et de ses services militaires par le roi de Naples, Robert Ier d'Anjou, la baronnie de Saint-Démy. C'est d'ailleurs ce lien qui a motivé ma première visite dans votre région il y a déjà 3 ans. Parallèlement, le frère de Régnier Ier, Bartolomeo di Bertone, immigre en Sicile à la cour du roi Robert Ier et reçoit des fonctions importantes jusqu'à obtenir la charge de vice-roi de Calabre. Son fils, lui aussi nommé Bartolomeo, devint comme lui vice-roi de Calabre et seigneur de Messimée. Questo ramo dei Grimaldi di Messimeri diede origine all'inizio del XVI secolo al ramo dei Grimaldi di Seminara, il cui primo rappresentante fu Luca Grimaldi, signore di Messimeri e consigliere del re. Nel XVIII secolo Pio Grimaldi, suo discendente, ottenne il titolo di marchese. Due suoi figli si distinsero particolarmente tanto da essere considerati dei benefattori lucani. Domenico Grimaldi, economista, imprenditore e filosofo, si adottarono per la modernizzazione dell'agricoltura della regione, soprattutto per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva, mentre il fratello minore, Francesco Antonio Grimaldi, giurista e anche filosofo, fu autore di un saggio sulle inguaranzianze tra gli uomini, dal titolo Saggio sull'inguaglianza umana. Lo scorso anno, per la seconda volta in 3 anni, visitando Cittanova, Gerace e Bolocchio, ho avuto modo di apprezzare la generosità e l'ospitalità della gente di Calabria. Come si usa dire, non c'è due senza tre. Sono particolarmente lieto di essere qui con voi oggi per dare nuova linfa alla storia che ci accomuna e che anche per instaurare nuove relazioni. Nella mia veste di presidente della Federazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco, che coordina le attività delle due associazioni nazionali, quella francese e quella italiana,